perché questa è la gente che viene tutto mondo, lo scordo sempre roba. Ho passato, qualcuno l'ha fatto pure tornare, però che ti ci mette? Non ci sono i quarti ambientali che... Ma ci pigliate poi portavo sempre la comune, comunque perché prima va a valutare un po' perché cammina a casa la nutratura, tocchiare un po' per poter chiudere, che le case trovavano cammino. Siamo nei pressi di, siamo in via Falciano, proprio a ridossi dell'asse mediano, e stiamo notando il lavoro svolto da Campania Ambiente, la società con cui il comune di Gricignano di Aversa ha siglato l'accordo per la pulizia delle aree limitrofe. Ma comunque diciamo il grosso, le materie più inquinanti, nel caso qui proprio c'erano delle grandi lastre di Eternit, sono state tolte e la situazione appunto sembra migliorare, anche se diciamo qualcuno, qualche balordo, diciamo più che altro la famosa gente in monnezza, a monnezza la gente come li chiamava Tony Tamburo, ci sono sempre, che se usciamo da via Falciano possiamo notare ancora. Nonostante tutto, nel frattempo guardiamo questa splendida campagna aperta gricignanese, è uno spettacolo appunto, ma ogni tanto un balordo, qualche balordo, ci si avventra ancora su quello che è stato ripulito. Qui allora non è nemmeno diciamo un fatto di burocrazia, di mala politica, è più che altro diciamo l'inciviltà delle persone che porta, nonostante gli sforzi dei cittadini buoni, a questo scempio qui. Una strada ripulita da poco, vediamo via Falciano ai ridossi dell'asse mediano, abbiamo il cartello. Quello che vediamo qui invece è un nuovo scarico, in questo caso di vediamo di indumenti, quindi diciamo di materiali che dovrebbero essere comunque smaltiti in maniera diversa e che ritroviamo nei soliti posti, in questo caso appena ripuliti. Stazione di Gricignano di Aversa, andiamo a controllare quindi diciamo il lavoro effettuato da Campania Ambiente. Possiamo appunto notare la stazione di Gricignano con dietro alcuni appartamenti. Vediamo che la situazione sembra quanto migliorata col passare del tempo e con l'intervento di Campania Ambiente. Già possiamo notare dalla telecamera i sacchi bianchi con cui la società ha predisposto la raccolta e che diciamo verranno poi in seguito raccolti, si spera, per non a lungo termine. La raccolta sembra comunque fatta, nonostante ci siano alcuni residui. Possiamo vedere i materiali ingombranti raccolti in un unico punto. La strada è notevolmente migliorata, comunque si vede diciamo il lavoro svolto dalla società. È stato tutto raccolto, come possiamo vedere ci saranno sì o no più di una cinquantina di sacchi in quest'angolo diciamo della zona industriale di Gricignano. via stazione. E qui la situazione ancora non è stata presa in mano da Campania Ambiente. Infatti, se percorriamo la vecchia strada che fiancheggia quella attuale costruita dal Consorzio ASI, la antica strada della ferrovia, possiamo notare ancora, diciamo, il degrado che si cela in questi posti. Comunque è positivo che ci sia questa raccolta dei rifiuti, perché il problema dei nostri paesi, sì, sono queste micro discariche che si formano nelle campagne, diciamo nelle zone limitrofe del paese, nelle campagne. Sì. Nella fattispecie, quello che io voglio sottolineare, sì, queste campagne, diciamo queste discariche si creano in questi appezzamenti di terreno che sono di proprietà di cittadini che non sono di Gricignano, cittadini di altri paesi. Per lo più sono, diciamo, persone che hanno ereditato da parenti lontani questi parenti, a volte anche famiglie nobiliari. Allora il problema grosso di Gricignano è il controllo di questi appezzamenti di terreno. Bisognerebbe che qualcuno si prendesse cura di questi terreni. Se non lo possono fare, questo qua lanciamo un appello, se non lo possono fare i cittadini proprietari, che li dessero in affidamento, perché ci sono dei cittadini di Gricignano, magari anziani, che vorrebbero fare, che ne so, degli orti, e questo, cioè, ci vuole secondo me una delibera, non so se il sindaco la posso fare, e obbligare questi proprietari di vite a prendersi cura di questi appezzamenti di terreno.